secondo appuntamento di Viaggio Molise è dedicato alla serata Peroni qui a Frosolone alla Dolce Vita, un locale che veramente ha aperto le porte a tutti i ragazzi del Molise, infatti viene raggiunto dai ragazzi da ogni parte della regione. Tanto divertimento, tanta musica, tanto piacere di stare insieme e dalla settimana prossima anche la spiaggia qui all'esterno della Dolce Vita. Davvero i titolari non si fanno mancare niente e si dedicano davvero con dedizione ai loro clienti. Andiamoli a conoscere in questa nuova puntata di Viaggio Molise. Ragazzi, come sta andando questa serata Peroni? Alla grande. Alla grandissima, sì. Per il momento quanti gadget vi siete aggiudicati? Io zero. Il cappello. Di dove siete? Civitanova del Sagno, un paese più vicino. Frosolone. Frosolone. Tu sei un po' il veterano di questo locale, sappiamo che sei veramente uno dei membri più fedeli. Tu ogni quanto vieni qui alla Dolce Vita? Tutte le sere. Quindi da Civitanova vieni qui? Sì. Un punto di incontro importante per i ragazzi che non sono più obbligati a mettersi in macchina e a fare molti chilometri. No, in effetti è molto vicino come posto, quindi preferiamo venire qui piuttosto che andare un po' più lontano. Ma questa Peroni, questa sera, com'è? Buonissima. Buona! Più buona del solito. E la musica? Discreta. Ottima. Vi lasciamo al vostro divertimento. Grazie. Serena, come sta procedendo questa serata Peroni? Ma sicuramente bene, siamo stati bene questa serata, poi c'è la musica, voglio dire, cioè è divertente. Sei giovanissima, quanto spesso frequenti la Dolce Vita? Ma sempre, tutti i giorni quasi, è molto bello perché si ci ritrova qui. La Dolce Vita veramente ogni sera cerca di offrire qualcosa di diverso ai suoi clienti. Tu hai partecipato a qualche avvenimento particolare che ricordi con affetto? La festa del Campari è stata molto bella. Poi comunque ogni sabato c'è qualcosa, il venerdì c'è il karaoke, molto bello. Sì, è bello insomma. Ti abbiamo vista ballare in pista, sei veramente una brava ballerina. Ti diletti anche nel canto quindi? Nel canto sì, anche se non sono molto brava, meglio ballare. L'importante è divertirsi. Sì, infatti. Paola, come sta procedendo la serata? Io la reputo una bella serata, bella movimentata. Una bellissima serata. Da dove vieni? Civitanova del Sagno, qui vicino. Voi ragazzi di Civitanova spesso frequentate la Dolce Vita? Sì, molto spesso, diciamo quasi sempre, perché a Civitanova non c'è molto movimento e qui c'è molto movimento e quindi preferiamo rivenire qui anche per stare più con gli amici, con gente. Anche geograficamente è più vicino da raggiungere? Sì, sì, molto vicino, sarà 10 km sono, pochissimo. A quante altre serate hai partecipato? Diciamo quasi tutte, perché comunque sono belle serate, bellissime, quindi ci veniamo con molto piacere. Bene, alla prossima allora. Grazie. Carmine Amedeo, chiediamo il parere di questi ragazzi in merito a come sta procedendo la serata. No, guarda, la serata va molto bene. Magari tutte le serate fossero così a Frosolone, comunque io sono di Roma e ogni tanto mi piace venire qui proprio per questo motivo, perché comunque è bello vederci tutti quanti insieme. Alla fine quando veniamo qua siamo tutti quanti amici e anche questo è bello comunque. Quanto è diversa la realtà dei locali tra Roma e Frosolone? Molto, molto, è completamente diversa, però ci sono i pro e i contro comunque. Cioè a Roma non puoi fare quello che fa qui, Roma sicuramente avrà molti divertimenti, però... Frosolone è Frosolone. E quanto è cambiata la tua permanenza a Frosolone da quando puoi venire alla Dolce Vita, dato che un locale è giovanissimo? Diciamo che è cambiata la mia vita, completamente. A Roma avevo tutta un'altra vita, diciamo. Uscivo, però comunque andavo per i pub, però comunque era molto monotona. Qui a Frosolone comunque è sempre, anche se è pure un piccolo centro, è sempre una... Secondo me è un piccolo centro e una grande realtà. Uh!
E termina qui, sempre all'interno dello stand Peroni, il nostro viaggio in Molise. Emanuele sta continuando a spillare birre, veramente c'è un'affluenza impressionante. Continuate a seguirci su Telemolise canale 11, sul canale tematico Molise Mio, visibile sul 212 del digitale terrestre. Potete seguirci anche dall'Abruzzo sul canale 96. Alternativamente tutte le puntate di Viaggio Molise le ritrovate sul sito www.telemolise.com. Arrivederci alla prossima puntata.